Salve a tutti amici di Hashtag Sicilia e ben ritrovati ad una nuova puntata, la quarta di Notizie dal Mondo, una rubrica che vi porta a conoscere le novità principali dei vari stati del nostro pianeta. Direi di iniziare subito. Stati Uniti. La nuova amministrazione degli Stati Uniti d'America ha deciso di ripristinare il programma di aiuti ai palestinesi, che era stato congelato da Donald Trump. Si tratta di una somma di 235 milioni di dollari, finalizzati a garantire l'assistenza economica e umanitaria dei palestinesi. Egitto. In Egitto, che come ricordiamo è il paese che tiene in carcere dal febbraio del 2020 l'attivista e studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki, senza formulare nei suoi confronti ancora un'accusa precisa, ebbene proprio in Egitto il governo di Al-Sisi, in occasione dello spostamento delle mummie dei 22 faraoni in un nuovo museo, ha organizzato una grande parata militare per rilanciare il turismo e dare una nuova prova di forza. Birmania. Negli ultimi due mesi migliaia di lavoratori birmani hanno scioperato, pensando che paralizzando l'economia i militari, autori del golpe di Stato dello scorso 1 febbraio, avrebbero fatto marcia indietro. Molti dei manifestanti sono stati vittime della repressione della polizia, che ha già ucciso oltre 600 persone. Tantissimi però non scendono in piazza e resistono in silenzio. Il blocco delle banche intanto sta lasciando i cittadini senza stipendi, i bancomat vuoti e il settore tessile è ormai al collasso. Groenlandia. Il principale partito di opposizione della Groenlandia, Inuit Ataqatigiit, ha vinto le elezioni anticipate contro Isimut, il partito al governo. Al centro di questo scontro elettorale, sostiene l'agenzia Reuters, c'è lo sfruttamento del monte Knanersuit, il secondo giacimento di metalli rari al mondo. Repubblica Centroafricana. Ali Darassa Mahamat, leader dell'Unità per la Pace Centro Africa, UPC, il principale gruppo armato del paese, ha abbandonato lo scorso 5 aprile la coalizione ribelle, la quale nel dicembre scorso ha lanciato un'offensiva per conquistare la capitale, che è Bangui, e destituire il presidente Faustino Arcanjo Tonadera. La coalizione era già in difficoltà da mesi a causa della controffensiva dell'esercito regolare appoggiato da militari ruandesi e paramilitari russi. Nigeria, l'associazione che rappresenta il 40% dei medici, ha dato vita lo scorso 1 aprile ad uno sciopero a oltranza per protestare contro le condizioni salariali e lavorative peggiorate dalla pandemia di Covid-19. Questa protesta dei medici ha paralizzato una buona parte del sistema sanitario, scrive il quotidiano Daily Trust, ricordando che nel contempo i nigeriani ricchi si faranno curare privatamente o all'estero. Negli stessi giorni lo stesso presidente della Nigeria è volato nel Regno Unito per sottoporsi a dei controlli medici. Oggi, sostengono in molti, la sanità nigeriana è peggiore di come era negli anni 70, pensate. Venezuela. Lo scorso 4 aprile il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato che chiederà alle Nazioni Unite un aiuto per disinnescare le mine antipersona lasciate alla frontiera con la Colombia da gruppi di assassini e narcotrafficanti provenienti dal paese vicino. A causa degli scontri tra la forza armata boliviana e i guerriglieri dissidenti delle FARC, in atto da marzo nello stato venezuelano di Apure, nel nord-ovest del paese, più di 4.000 persone sono scappate e si sono rifugiate in Colombia. Afghanistan. Durante il prossimo vertice che si terrà in Turchia e che dovrebbe dare il via al ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, fissato per il 1 maggio, il presidente
Ashtang Ghani proporrà un piano di pace alternativo a quello già suggerito da Washington. Il piano del presidente Ghani prevede il consenso su un accordo politico con un cessate il fuoco, le elezioni presidenziali e la creazione di un nuovo sistema politico, la preparazione di una nuova costituzione e la reintegrazione dei combattenti e dei rifugiati. Spagna. Il governo spagnolo, scrive Mediapost, ha deciso di sostenere un progetto avviato nella regione di Valencia per sperimentare la settimana di lavoro di 4 giornate, 32 ore complessive invece delle 40 attuali. Il progetto è su base volontaria e dispone di un budget pari a 50 milioni di euro, spalmato su 3 anni. Questi soldi sono finalizzati a compensare le perdite legate ai maggiori costi del lavoro. I costi delle aziende saranno quindi coperti al 100% il primo anno, al 50% il secondo anno e al 25% il terzo anno. Brasile. Lo scorso 6 aprile, per la prima volta dall'inizio della pandemia, il paese ha superato i 4.000 morti per Covid-19 in un solo giorno. Cile. Il presidente Sebastián Piñera, lo scorso 6 aprile, dopo aver negato 2 giorni prima qualsiasi ipotesi di rinvio delle elezioni, ha deciso di posticipare al 15 maggio le elezioni municipali e quelle per eleggere i 155 membri dell'Assemblea Costituente. San Marino. La piccola repubblica circondata dal territorio italiano sostiene che ha dovuto ricorrere al vaccino russo Sputnik V perché non è stata aiutata completamente dall'Unione Europea. Per vaccinare la popolazione si è rivolta alla Russia, con la quale ha antichi legami, come testimoniano le strade lastricate di pietra, dove abbondano i segnali dell'amicizia con il paese governato da Putin. Adesso passiamo alla nostra sezione delle curiosità, tra scienza e incoscienza. Donne. In tutto il mondo le donne sono le prime vittime della pandemia da Covid-19, indipendentemente che siano ammalate o meno. Alcune ricerche, infatti, hanno rilevato che in Cina la violenza contro le donne è aumentata del 300%, in Libano l'aumento è stato del 45%, in India del 21%. Nel Regno Unito la violenza è raddoppiata rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Dati simili si registrano anche in Germania e in Tunisia. Salute. Un team di ricercatori ha confermato che il consumo di carne lavorata, a differenza di quello di carne rossa, non lavorata e di pollame, è associata ad un maggiore rischio di malattie cardiovascolari. Secondo questo studio, pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition, un consumo settimanale di 150 grammi o più di carne lavorata è associato, pensate, ad un rischio più alto del 46% di sviluppare malattie di questo tipo. Un consumo quindi più modesto di carne non sembra avere effetti invece negativi sulla salute, quindi l'insegnamento è mangiare poca carne di questo tipo. E allora passiamo alle curiosità un po' più divertenti. Lo sai qual è l'essere vivente più grande al mondo? L'essere vivente più grande al mondo? Non so, penso a un elefante, mi viene in mente. No, è un tipo di fungo dell'Oregon. Si chiama Armellaria ostoiati e appartiene alla famiglia dei funghi chiodini. Pensa, la rete di filamenti che costituisce il fungo vero e proprio vive sottoterra e si protende per 890 ettari, che equivalgono a 1600 campi di calcio. Impressionante, un fungo, non l'avrei mai detto. Invece lei sa chi ha inventato la bicicletta?
No, penso che sia un'invenzione antica, ma non saprei chi l'ha inventata. In effetti ha ragione, perché la primissima rappresentazione di un veicolo che somiglia alla moderna bici risale addirittura all'invenzione di Leonardo da Vinci, quindi sempre al genio di Leonardo. Difatti, in un disegno del 1490 si trova una macchina con due ruote, un asse di legno che le tiene assieme, un manubrio e una specie di catena che collega i pedali alla ruota posteriore. Però questo è solo un primo disegno di Leonardo, perché la vera bicicletta arriverà solo nel giugno del 1817, grazie al barone tedesco Carl von Dries. Secondo te, le mummie egiziane, oltre ad essere le più famose, sono anche le più antiche? Non saprei, ne abbiamo parlato prima di mummie, però non ho un riferimento su questo. Allora, no, sono certamente le più famose, perché le più antiche risalgono ad un popolo del Sud America, i Kingorro, che mummificavano i corpi dei defunti già 7000 anni fa. E quindi sono più antiche rispetto a quelle egizie, esatto, che conosciamo tutti. Ah, non lo sapevo. Invece lei sa di che colore doveva essere originariamente la Statua della Libertà? No, penso gialla, verde. Oggi noi la ricordiamo tutti per il suo colore, diciamo, squillante, azzurrino. Però in realtà il suo colore originale era marrone. Perché? Perché è stato costruito di un materiale simile al rame. Però già subito dopo pochi anni il rame si è ossidato a causa della salsedine e degli agenti atmosferici, e quindi la statua adesso ha assunto il colore che tutti oggi conosciamo. Perfetto, siamo giunti alla fine di questa ennesima puntata e con una filastrocca vi augureremo, oltre che una buona serata, anche una buona notte. Buonasera ai passanti, buon riposo a quelli stanchi, buon viaggio ai mercanti e buonanotte a tutti quanti. E con questo vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Ad una prossima puntata.